FISMAD non è un caso che questo congresso, che chiamiamo FISMAD in ritorno perché per la prima volta ci rivediamo dopo il 2019, in realtà lo ha chiamato proprio gastroenterologia territoriale, perché il congresso e il tavolo istituzionale che abbiamo oggi parlerà appunto di gastroenterologia territoriale, del territorio. Quindi questo è quello che noi recepiamo chiaramente da questi due anni molto difficili. Però dobbiamo declinare che cosa è la gastroenterologia territoriale. La gastroenterologia non ha nominalmente una gastroenterologia territoriale su tutta l'Italia, però il problema è, a questo punto giustamente capiamo che tutta una serie di momenti della nostra disciplina, momenti del follow up, momenti dello screening, momenti di tutta una serie di situazioni che non devono e non è utile che siano gestiti negli ospedali per acuti, ma siano assolutamente gestiti e trattati nel territorio. Per questo motivo in pieno noi partecipiamo a quella che è l'organizzazione della DM71, che è intravista dal Ministero, sul quale il PNRR spenderà molta della sua attività nell'immediato, ha speso, spenderà e soprattutto sarà la base dei finanziamenti importanti che stanno avvenendo nell'ambito della sanità. Allora, il primo messaggio sicuramente è una conferma del fatto che le malattie dell'apparato digerente rappresentano mediamente, tra acuti e cronici, sicuramente la seconda causa di ricovero a livello nazionale. Prima cosa. Seconda cosa, il numero dei letti a disposizione negli ospedali per acuti per quanto riguarda la gastroenterologia sono sicuramente pochi, il personale è lievemente aumentato ma può migliorare notevolmente aumentando il numero dei letti e delle unità operative che agiscono chiaramente per la gastroenterologia. Terzo, sicuramente l'istituzione di una gastroenterologia del territorio, quindi come la medicina del territorio, una gastroenterologia a pieno che partecipi in particolare in alcune attività della sua disciplina e per quanto riguarda il follow up nelle forme croniche con quello che si sta disegnando per la medicina del territorio.